Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Politico pubblico di fatto, no? Un lavoratore su tre sotto i 9 euro. E invece poi c'è chi dice: ma noi il salario minimo fissato, diciamo così, di fatto già lo abbiamo. Il problema, e poi magari ci arriviamo, è per tutti quelli che non sono appunto regolarizzati, contrattualizzati e ovviamente guadagnano, sono ben oltre sotto il salario minimo. Beh sì, intanto dobbiamo dire che noi abbiamo alcune distorsioni del sistema rispetto alla Germania, sia sul cuneo fiscale, sia sul come viene concepito da noi ancora oggi il reddito di cittadinanza, che di fatto invoglia in parte a fare lavoro nero, e quindi c'è una ripresa di quel tipo di lavoro che era stato contrastato per parecchio tempo, ma oggi soprattutto sul settore turistico da noi in grande espansione è difficile trovare maestranze, ma soprattutto è facile trovare persone che preferiscono lavorare in nero e mantenere il salario di cittadinanza che non avere un contratto regolare. Io non sono contrario al salario minimo, quello che credo è che per ottenere un effetto positivo nei confronti del mondo del lavoro senza danneggiare le imprese bisogna appunto contemporaneamente andare a ridurre il cuneo fiscale, altrimenti il costo del lavoro in Italia aumenta eccessivamente, quindi lasciare più soldi in busta paga al lavoratore rispetto al costo che in realtà deve essere quasi invariato da parte dell'impresa, ma soprattutto andare a riformare il reddito di cittadinanza, che deve essere visto non più come una situazione flat, per cui noi oggi abbiamo anche studenti universitari perché percepiscono il reddito di cittadinanza, ma una situazione, diciamo, di transizione rispetto alle assunzioni, cosa che purtroppo in Italia non si sta verificando. Gli episodi di abuso scoperti dalla Guardia di Finanza aumentano di giorno in giorno. Quindi, se si riescono a fare queste tre operazioni contemporaneamente, a mio avviso il salario minimo può essere anche un metodo per stabilizzare il mercato del lavoro. In caso contrario, non aumenterà altro che la distorsione del sistema e alla fine le imprese probabilmente assumeranno meno e ci sarà, come posso dire, una fuoriuscita più che una fuoriuscita, una mancanza di espansione dal punto di vista del numero di posti di lavoro, cosa che oggi, vista la situazione dell'economia globale, invece dobbiamo tirare a riportare a casa moltissime filiere di produzione, vista la criticità che abbiamo anche sugli approvvigionamenti, non solo di materie prime, ma di semilavorati. Assolutamente. Vedo Mariano Bella scalpitare proprio. Dunque, scalpitare perché noi...